Ciao a tutti, benvenuti su questo video. Oggi parliamo di proteine in polvere. Però prima di iniziare questo video, se tu sei nuovo in questo canale faccio video come questo e parlo di fitness, workout e sport. E se ti piace questo contenuti, per non perdere altri contenuti come questo, mettiti un bel like a questo video, iscriviti sul canale e accendi pure la campanella così non perdi altri video come questo. Allora, per sapere un proteine in polvere migliore, dobbiamo vedere quante proteine veramente c'è su questo proteine in polvere, perché tanti dicono 100% proteine, però noi lo sappiamo tutti che non è così. Maggior parte dei prodotti che si vendono oggi per 100% proteine non sono 100% proteine. Dobbiamo vedere il valore biologico di questo prodotto e dobbiamo vedere di lucina che c'è dentro. Questo qua sono gli aminoacidi che c'è dentro, quindi su 25 grammi devono essere 2,75 grammi su ogni 25 grammi. Questa è una cosa che possiamo vedere su prima di comprare un proteine in polvere. Anche dobbiamo vedere quanti grassi, perché tante proteine in polvere sono piene di carboidrati, sono piene di zuccheri, e queste cose si fa ingrassare e non fa lavoro di proteine. Quindi dobbiamo vedere questa cosa su proteine, perché quando tu stai guardando questo video magari sei principiante e non lo sa questa cosa, o magari stai già usando i prodotti che non sapevi che bisogna guardare questa cosa. Quindi sto dicendo questo, dobbiamo vedere questo, anche quanto costano i prodotti. Ma non è sempre che quelli per proteine in polvere che costano di più sono i migliori, però quasi sempre quelli che costano di più sono più controllati, sono più hanno lavorato di più su di loro, quindi quasi sempre sono i migliori. Però non è per forza che dobbiamo comprare su specifico marca o qualcosa di genere, però secondo me quando tu vai a comprare magari queste proteine che costano magari per esempio 10 euro, sono pieni di zuccheri, sono pieni di med che mettono dentro solo per vendere un prodotto. Però se tu vai su quelli lì marca un po' più in su, che sono più controllati, vuol dire che stai comprando qualcosa veramente che è controllato, che ha passato tanti anni, che altri atleti hanno usato questi prodotti e hanno trovato bene con questi prodotti. Quindi questi sono i passi che ti devi usare per scegliere i proteine migliori in 2022. Ci sono diverse marche, io non sono sponsorizzato, quindi non posso sto parlando la verità, non sono sponsorizzato di fare questi video, quindi non dico cosa altri vogliono sentire. Per me i marche migliori adesso sono Whey Protein. Sono veramente buono. Poi ci sono anche il Bulk, in Italia si chiama Book, questa è una marca buona anche, e ci sono tipo altre marche tipo Food Spring, My Protein eccetera, però tu devi cercare cosa ti trovi meglio per te. Però prima di comprare queste cose devi vedere se veramente ha 100% proteine come dichiarano e quanto carboidrati c'è dentro e aminoacidi, grassi. Queste sono i migliori cose da controllare quando tu stai andando a comprare questi prodotti. Quindi ho fatto questo video perché i miei clienti mi hanno chiesto, e per i principianti, per chi non sta usando già proteine o chi vuole iniziare a usare proteine, questo è un buon pensiero che dobbiamo tutti noi dobbiamo fare prima di comprare i nostri prodotti. Quindi ragazzi, voi non dovete essere fregati di cosa dicono in giro, e guarda bene cosa spendi tu soldi a comprare, perché io dico, se non compri bene compri due volte. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima video. Io sono Teddy Nati e ricordatevi, stay motivated, stay natural, stay nati. Ci vediamo, let's go.